No, non sono prove tecniche di scissione, è una prova effettiva, è un fatto di, come dire, di esplicitazione di una proposta alternativa a quella che il governo mette in campo, che oggi fa arretrare le condizioni di lavoro di milioni, di uomini e donne senza migliorare le condizioni di chi è precario o di chi cerca lavoro, perché per la riforma degli ammortizzatori sociali le risorse non vi sono, perché il disboscamento della giungla dei contratti precari, delle decine di tipologie di contratti precari non c'è, quindi c'è sicuramente un arretramento di milioni di uomini e donne senza un miglioramento delle condizioni degli altri che sono stati portati come obiettivo dell'intervento che invece oggi non viene realizzato.